E io che sono Mi Paradise. Quanto bolle nella pentola del Mar Mediterraneo. Non è un momento felice. È incredibile che nel terzo millennio parliamo ancora di guerre di questo tipo. Addirittura parliamo di guerre di prossimità, come quelle in Ucraina, no? Con dei ragazzi di 18 anni che si sparano a vista da una trincea. Davvero assurdo. C'è solo una parola percorribile, credo, che è pace. E tutto ciò che si frappone tra la parola pace e il risultato è sbagliato. Brodsky diceva una frase bellissima, ambasciatore, diceva: nella vita non esistono cause, esistono solo effetti. Ed è vero, gli effetti che stiamo vedendo nella striscia di Gaza, 30.000 civili morti per cercare i maledetti di Hamas, 15.000 bambini morti, qual è la causa che può sostenere un effetto di questo genere? Quale causa può sostenere lo sterminio di 15.000 bambini? Allora, ci sono più personalità al mondo che invocano la pace invano, una di queste è Papa Francesco. Cerchiamo di seguire le sue parole, perché mi sembra che sia l'unica grande personalità in questo momento che vada dritto verso quella parola che è pace. Tolstoj, in Guerra e Pace, che non definirei un romanzo sulla guerra, è il romanzo sulla guerra, dove coglie l'archetipo della guerra. È una guerra ottocentesca dove le truppe napoleoniche invadono il confine russo. Alla fine si tiene un capitolo che lo chiama Epilogo. E cosa si dice in questo epilogo, Tolstoj? Cosa si chiede? Si chiede: ma perché un ragazzo di 18 anni è disposto a ucciderne un altro della stessa età per motivi che, oltre a trascenderlo, non lo riguardano neppure? E si risponde così: perché è obbligato dai potenti. E dice: allora il destino dei popoli a chi è in mano? In ogni momento storico il destino dei popoli è in mano a una manciata di potenti. Se in quel determinato momento storico quella manciata di potenti è quella sbagliata, accadono i disastri. Lo scrive nel 1850, benvenuti nel 2024. Luca, il 2024 è iniziato con un conflitto in crescendo. All'orizzonte le elezioni americane, dove andremo a parare entro questo fine anno? Quest'anno è un anno importante perché ci sono elezioni un po' ovunque, quindi sarà importante vedere cosa accadrà sullo scacchiere internazionale. Una verità c'è, che si sta riassestando il mondo, gli equilibri stanno cambiando, si stanno aprendo dei fronti nuovi. Credo che l'intento sia quello di andare verso un nuovo mondo, perché, vedete, la sensazione è che con le guerre di trincea, con le pandemie medievali, ancora con un mondo che funziona ancora a petrolio, l'automobile è stata inventata più di 100 anni fa e funziona allo stesso modo, e nel frattempo siamo andati su Marte. Ecco, io ho l'impressione che il mondo per come abbiamo vissuto fino adesso stia un po' sprofondando sulle sue fondamenta. Mi auguro che nasca un mondo nuovo fatto di pace, di equilibrio, e che il neoliberismo che ha massacrato la nostra società contemporanea venga messo da parte e non si inseguano gli oggetti, ma si inseguano i concetti, le parole, i principi, la pace, la bellezza, la fratellanza, tutte parole che Papa Francesco ripete continuamente, quindi teniamo a bada quello che dice Sua Santità. Il conflitto nasce dagli interessi e quando gli interessi sono esasperati i conflitti si moltiplicano. Questo pianeta che noi stiamo abitando 100 anni fa era abitato da 1,5 miliardi di persone, ora siamo in 8 miliardi. Se vediamo che in questi 8 miliardi 16 persone posseggono il patrimonio di metà della popolazione mondiale, ci diciamo che è un mondo che non è più sostenibile così, cioè non si sostiene più. Quel 1,5 miliardi che voleva la farina di grano e la proteina animale è diventato 8 miliardi, vogliono tutti la farina di grano e la proteina animale, e allora il grano diventa geneticamente modificato per garantirlo a tutti e gli animali li releghiamo dentro dei lager per i nostri consumi. È proprio il concetto, cioè ci vuole un mondo nuovo, un mondo che poggi sui suoi fondamenti, su fondamenti completamente nuovi, ma i ragazzi, i giovani lo sanno. La rivoluzione ambientale la sta facendo una ragazzina, come diciamo, no? Immagine. Ecco, i ragazzi lo sanno, non vogliono più questo mondo che va a petrolio, fatto di conflitti, fatto di odio, vogliono vivere bene, vogliono vivere felici, questa utopia, vogliono la felicità e hanno ragione. Grazie mille a Gian Piero Massone e Luca Sommi.